A lot has been said, so I don't know exactly what I'm going to say now. Dice che abbiamo già parlato molto, quindi non sa cos'altro aggiungere. Yeah, but I guess I wanted to start by saying thank you very much to you in particular for the invitation in the first place. I thought it was quite a wonderful sight to somehow engage with and also to produce a work that somehow reflects through the history of the city, but also at the same time something that very much speaks to our contemporary condition. Allora, prima di tutto ringrazio per l'invito e in particolare per la scelta di questo luogo che è così ricco appunto di storia, di riferimenti nella città ed è un'occasione davvero unica per il suo lavoro di essere in dialogo con così tanti o con un luogo così stratificato di possibili interpretazioni e storia. Yeah. And it's actually quite interesting because the work actually speaks to the political conditions within our time, looking at the way goods and commodities and objects somehow take different form and travel from one space to the other. At the same time, whilst eliminating the labor forms that actually make these things possible. E dice che un'opera, come tutte le sue opere, ma che qui si i cui significati si fanno più apparenti ancora in questo caso, perché la scelta dei caselli daziari immediatamente evoca tutta quella complessità di aspetti politici, etici, che riguardano il traffico delle merci, degli oggetti, l'alienazione della manodopera rispetto a questi oggetti che poi viaggiano in tutto il mondo a differenza delle persone stesse che le realizzano. I actually wanted to use the opportunity to very much highlight on the significance of the entire production process of having to produce something like this. There was a lot of negotiation actually that went into the realization of it. First, all the different, lots of people meetings that we had between Francesca Chiara of Palazzo Gallery and then Beatrice and to the climbers who actually installed the work on, because I remember when I came and I went to the roof, I was like, I'm going to do this. E dice anche che quello che non si vede d'altra parte dell'opera è tutto il lavoro necessario alla sua realizzazione, quindi delle decine e decine di incontri per i permessi, che devo dire d'altra parte, questo lo aggiungo io, sono stati tutto considerato anche molto efficienti, ma ovviamente per realizzare un'opera di queste dimensioni ci sono moltissimi permessi che vanno richiesti, moltissima collaborazione necessaria e appunto dalla città, alla sovrintendenza e così via, fino, dice Ibrahim, al lavoro delle guide alpine. Non so se siete passati mentre l'opera veniva allestita nelle ultime due settimane, ma era una visione abbastanza surreale di questi guide alpine che si calavano dal soffitto, tra l'altro da una struttura anche quella non inchiodata da nessuna parte, quindi miracoli o dell'ingegneria o della geometria che io non capirò mai, e Ibrahim ha detto quando è salito sul tetto lui non l'avrebbe mai fatto, quindi è particolarmente grato anche alle guide. Yes, and also I want to say a very big thank you to my two friends, Benjamin and Francis, who came from Ghana, yeah, to actually also see part of the installation. I guess for me, this act of collaboration, of having to produce something that seems very meaningless from a visual point of view when you first encounter it, but more and more when you